amici, carissimi, ancora buon cammino di Quaresima. Cerchiamo di lavorare su noi stessi, 40 giorni preziosi per rimuovere un po' le scorie del male che non danno tanta serenità al nostro cuore e acquisire qualche virtù, allenarci. Dobbiamo essere palestrati, ma palestrati nell'anima, facendo piccoli esercizi, ma ogni giorno, perché i muscoli dell'anima non si ottengono facendo chissà quali cose, piccole cose, ma ogni giorno. Ebbene, in questa seconda domenica di Quaresima è come se la Chiesa volesse da una parte consolarci, farci entrare da quel mondo di prove, di tentazioni vinte da Gesù con la luce della parola che Lui stesso è, ad una luce di speranza. La Chiesa ci fa vedere ancora all'inizio di questo percorso penitenziale della Quaresima la nostra trasfigurazione, quello che possiamo diventare, la luce che possiamo essere, che dobbiamo essere. Ed ecco allora il racconto di Matteo sulla trasfigurazione di Gesù su questo monte. Gesù sceglie tre dei suoi discepoli e se li porta con sé, proprio come il diavolo faceva con Gesù, che lo prendeva con sé, quasi a volerlo suo discepolo. Così fa Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigura davanti a loro. È una metamorfosi, perché il suo volto brillò come il sole, dice Matteo, e le sue vesti divennero candide. Attenzione, Marco dice divennero così candide che neanche una lavandaia, la migliore lavandaia del mondo, riesce a ottenere questa bianchezza, questo splendore. Matteo invece dice che le sue vesti divennero candide come la luce. Quindi il volto come il sole, il volto è il sole che illumina e le vesti sono l'effetto del sole, cioè la luce. Gesù è il sole che sorge dall'alto, in lui tutto è luce. E accanto a Gesù, da una parte e dall'altra, la legge e i profeti, Mosè e Elia. Lui è la sapienza e sta al centro. Ma la scena nel Vangelo di Matteo si concentra attorno a Pietro, cioè Matteo registra come Pietro vive questa trasfigurazione di Gesù e come si relaziona con Gesù in questa circostanza. Ecco, non ci viene detto di che cosa Mosè e Elia discutono con Gesù, cosa che ci riferisce Luca. Conversavano con lui del suo esodo verso Gerusalemme. Matteo non ci riferisce il contenuto di questa conversazione, ma ci presenta la reazione di Pietro. Signore, è bello per noi stare qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. È come se Pietro volesse catturare quel momento magico, volesse catturare quella bellezza e inglobarla in tende fatte da mani sue. Farò tre tende. È come se Pietro volesse possedere quella bellezza. Ma Dio non si è fatto discepolo del diavolo e Dio non si lascia possedere dall'uomo, ma è Dio a possedere l'uomo. Questo ci chiede Gesù, di lasciarci possedere da Lui per riuscire a possedere pienamente
noi stessi e tenere la nostra vita nelle mani. Poi interviene una voce dall'alto: è il figlio mio, ascoltatelo. Questo è il compito di Pietro: ascoltare, non possedere, aprire il suo cuore alla bellezza della parola. Per questo quella parola va ascoltata aprendo il cuore allo stupore e alla adorazione. E attraverso quella parola che viene dall'alto si provoca come una fessura, una fenditura nel cuore, che si fa ospitalità e accoglienza. Ed è bellissimo come Matteo chiude il suo racconto. Gesù si fa prossimo dei suoi discepoli, si fa prossimo. È come il samaritano che si avvicina al moribondo e toccateli, quindi si fa prossimo, annulla le distanze fra Dio e l'umano perché li tocca, diventa una cosa sola con loro, rivolge loro la parola: alzatevi e non abbiate paura, cioè risorgete, risvegliatevi e camminate nella vita senza avere paura. E quando loro alzano gli occhi, cosa vedono? Gesù solo. È straordinario, anche in quella prossimità, anche in quella estrema vicinanza, tanto da essere un corpo solo con i suoi discepoli perché li tocca, Gesù rimane solo. È il mistero di una solitudine che ci trasfigura e ci fa essere luce da luce. Ti auguro di scoprirla, questa solitudine in Dio, e di saperla abitare. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci. Thank you.